promotore di una serie di iniziative produttive, soprattutto in campo di rapporti, diciamo, di processi traslazionali dalla ricerca all'impresa, è stato, diciamo, forse un, cioè, certamente un pioniere in tutto questo. Lo lega al nostro, alla nostra università, diciamo, una serie di relazioni storiche, non ultimo il fatto che siede nel comitato scientifico della, della nostra scuola superiore, ISUFI. Qui abbiamo il direttore Mimmo Fazio, che ringrazio per essere qui, e soprattutto ringrazio per aver avuto, diciamo, l'intelligenza di proporre il professor Nicolais quale membro di questo, diciamo, comitato scientifico. E poi c'è un'altra storia che a me piace ricordare, cioè che il professor Nicolais è legato molto al Dipartimento di Ingegneria, perché nel Dipartimento di Ingegneria ci sono due suoi allievi, uno è il professore Alfonso Maffezzoli e l'altro il professore Sannino, ma questi sono allievi diretti, perché sono molti diretti, perché molti altri sono gli allievi indiretti. Questo vuol dire che in qualche modo c'è un legame storico che ci unisce, e a me in particolare Gio Nicolais ricorda gli anni in cui si fondava l'Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata della Federico II. Allora, all'epoca il professore Maffezzoli e il professore Sannino erano gli allievi del professor Nicolais e io ero l'allievo del vicepresidente, che era il professore Tullio Da Ponte. Per cui in qualche modo ci incontravamo in questo progetto incredibile che era l'Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata, anche quello è un progetto innovativo. Ma mi fermo qui, perché avete compreso che non c'è soltanto un rapporto di profonda stima nei confronti di una persona che possiamo a pieno titolo definire un maestro, ma è certamente il rapporto di affetto una persona, nei confronti di una persona che ha dato moltissimo al mondo universitario, e io spero che possa continuare a farlo a lungo e soprattutto a farlo con il nostro Ateneo. Ecco perché io voglio quanto più possibile fidelizzarlo come molti altri e farne sostanzialmente uno dei nostri pilastri. Per cui lo ringrazio per essere qui, ringrazio il direttore generale che ha promosso anche lui questo incontro, la nostra proiettrice che di fronte a me, tutti i direttori di dipartimento e tutti gli altri colleghi che stanno prodigando per portare avanti questo progetto di, no, per cercare di sfruttare al meglio le opportunità del, non dico del PNRR, io, a me non piace sfruttare le opportunità, io credo che il nostro Ateneo debba fare una cosa, debba mettere in valore quelle che sono le risorse che stanno arrivando in questo Paese, perché questo è il nostro più importante compito. Metterle in valore vuol dire sforzarci ancora di più di quello che abbiamo fatto fino adesso, di creare competenze che siano in grado di portare questo Paese verso queste transizioni, e soprattutto quello di fare in modo che il sistema economico-produttivo della terra d'Otranto, della Puglia, possa svilupparsi grazie a queste iniziative. Ecco perché metterle in valore, metterle a sistema. Ringrazio tutti voi e do la parola immediatamente, non so se il direttore generale vuole intervenire per un breve saluto. Un saluto al professore Nicolais, ovviamente da parte mia, e un ringraziamento per essere presente, e soprattutto un ringraziamento perché ci dà l'opportunità anche dal lato del personale tecnico amministrativo di cogliere tutti gli aspetti legati alle opportunità, che i finanziamenti che ci saranno e sono particolarmente ingenti daranno alle università. Io, diciamo, se mi è consentito, ne approfitto della sua presenza anche per rappresentare. Oggi lei sa che a Roma si sta svolgendo l'Assemblea Nazionale del CODAO, io ho preferito essere presente qui a Lecce a questo incontro. Una delle richieste forti che arrivano dal CODAO e che io mi sono permesso anche di sollecitare più volte è quella che all'interno del Ministero sia previsto finalmente un piano straordinario per il personale tecnico amministrativo. E il Ministero ha avuto sempre la lungimiranza di pensare ad un rinnovamento della classe universitaria. È partito dal personale docente, io credo che sia arrivato il momento di pensare anche al personale tecnico amministrativo, perché è necessario un'integrazione di nuove risorse in termini qualitativi e quantitativi. Oggi nell'Assemblea del CODAO questo è stato detto in maniera molto forte, è stato scritto in un comunicato, io mi permetto della sua presenza e della sua autorevole ruolo per rinnovarlo anche in questa sede. Rinnovo ovviamente il ringraziamento per la presenza. Benissimo, io con tanto piacere sono qui a Lecce, anche perché sono stato professore della vostra università quando c'era Gino Rizzo. Io ho creato, diciamo, insieme con Gino questa idea di fare un'ingegneria del materiale e ho insegnato per 3 anni
appunto tecnologie dei polimeri, che era il mio corso che insegnavo anche a Napoli. Devo dire che in questo periodo, a parte i soldi, secondo me i soldi sono importanti ma non sono quelli centrali, è in atto una grande rivoluzione nel settore della ricerca, della ricerca accademica e della ricerca industriale. E questo grande cambiamento è cominciato con Horizon Europe. Horizon Europe, che voi conoscete bene, è un, diciamo, un fondo di ricerca europea perché ha un budget di circa 100 miliardi e che durerà fino al 2027. Questo l'idea principale è quella che la ricerca di per sé non riesce a dare quella ricaduta di vantaggi competitivi ai paesi europei come succede invece per altri paesi. E quindi siamo convinti, a quell'epoca ero il consigliere della ministra Fedeli, ho partecipato a questo Horizon Europe, siamo tutti convinti che la ragione principale è che i nostri ricercatori, che fanno una ottima ricerca, dopodiché questa ricerca ha una sola strada per essere utilizzata, quella della pubblicazione. Non c'è nella mentalità della ricerca accademica la possibilità che la ricerca si trasformi in qualcosa di diverso che non una pubblicazione scientifica. È dovuta a tante altre cose, ma sicuramente non è dovuta al fatto che la ricerca che diventa applicata non sia una ricerca fondamentale. Noi abbiamo avuto in Italia un premio Nobel che si chiamava Giulio Natta, il quale ha fatto una ricerca di altissimo valore, per cui ha avuto un premio Nobel, ma anche fatto in modo tale che un'azienda che si chiamava Montedison era diventata all'epoca la più grossa azienda mondiale nel settore delle materie plastiche. E questo ovviamente dice che ricerca fondamentale e applicazione della ricerca, perché io non penso che noi dobbiamo parlare di due tipologie di ricerca. Le ricerche sono o buone o cattive, ma non hanno altri aggettivi. Questa ricerca è stata applicata in modo adeguato. Quindi quello che adesso troviamo in Horizon Europe è un European Research Council che è affiancato da un European Innovation Council, che sono le due anime di una stessa attività, che è quella della ricerca. La ricerca fondamentale, come vedrete fra poco, è in qualche modo la base, è il fondamento per poter arrivare all'innovazione, ma dopo di questo c'è necessità di cambiare mentalità, non guardare solo all'avanzamento delle conoscenze, ma immaginare come queste conoscenze possano diventare dei prodotti o dei processi vendibili. Questo è il piano. E questo perché lo vogliamo? Perché ora l'Europa non compete più sull'abbassamento del prezzo, del costo del lavoro, abbassamento del prezzo dei prodotti, ma i prodotti che hanno competitività sono solo i prodotti ad alto contenuto di conoscenza. Quindi c'è ovviamente una forte tendenza per i paesi come i nostri a rendere senza smaterializzare quelli che sono i prodotti. Quindi i prodotti non venderli a peso, ma venderli a quantità di conoscenza che è stata inglobata nel prodotto. E quindi l'università acquista un ruolo centrale, l'università e gli enti pubblici di ricerca rappresentano l'elemento centrale per la competitività del paese. Questo l'Europa lo ha ben capito con la creazione di questi due diversi councils, uno che fa un'attività di ricerca fondamentale, blue sky pura, come volete chiamarla, cioè una ricerca nel quale non c'è il pensiero di che cosa servirà, a che cosa potrà essere, come potrà essere utilizzata questa ricerca, ma fa una ricerca conoscitiva che l'unico obiettivo è quello di spostare la frontiera della conoscenza. Ovviamente, dopodiché interviene l'innovatore. L'innovatore è quello che prende questa ricerca e la trasforma in un prodotto. E non è una cosa triviale, poi andremo un po' nel dettaglio successivamente, ma è una mentalità che non esiste ancora in Italia. Quindi l'European Innovation Council diventa oggi un'altra grande opportunità di finanziamento, non per fare la ricerca, ma per utilizzare i risultati della ricerca. Questo è un punto molto importante, perché questo è la base su cui si è basata la politica della ricerca in Italia.
Siccome noi la missione 4 del PNRR prevedeva parecchi fondi, in particolare circa 30, un po' più di 30 miliardi per l'attività di ricerca, e intitolava tutto questa missione, la intitolava appunto From Research to Business, è stato necessario fare una legge dello Stato, si è fatto una legge approvata dal governo che vede la creazione di un IRC italiano, un fondo italiano per la scienza. Il fondo italiano per la scienza è un fondo che si rivolge ai ricercatori singoli, come succede per l'European Research Council, che possono essere molto giovani o meno giovani, quindi ci sono due tipologie, gli starting grant e i consolidated grant, i quali diciamo finanzieranno la ricerca soltanto di base. Di questo è uscito il bando quattro giorni fa, la settimana scorsa. Questo è un punto. Muovendoci invece nel PNRR, il PNRR ha un'altra missione, è una missione che è scritta in tutti i documenti, che From Research to Business, che in qualche modo rappresenta la vera novità della nostra attività di ricerca. Non significa che noi dobbiamo chiedere a tutti i nostri ricercatori di pensare al business, ma dobbiamo creare le condizioni ideali, e quindi anche l'amministrazione gioca un suo ruolo, per passare da questa attività pura di ricerca che arriva a certi risultati di avanguardia a livello mondiale, a qualcosa che può essere intellegibile per un finanziatore, intellegibile per un'impresa, e quindi arrivare alla fine a creare competitività nei nostri paesi, nel nostro paese Italia in questo caso. In effetti, diciamo, quello che la missione 4, componente 2, la parte che più interessa, che diciamo questo l'ho preso appunto da una chiacchierata che ho fatto una volta con il gruppo del Fraunhofer, la basic science è l'albero, è la parte più importante per la vita della pianta o del frutto, però i rami sono quella applied science, è quella scienza che è ancora scienza, ma non è più una scienza conoscitiva, ma che in qualche modo adatta il risultato della ricerca per quelle che sono le condizioni di mercato, per quelle che sono le condizioni di processo, o la sostenibilità, che è un altro elemento centrale nelle nostre decisioni. Infine, l'application è solo il frutto. Quindi l'operazione è un'operazione che non è immediata, e qui vado sui Technology Transfer Office delle università, che devo dire in genere, non conosco il vostro, ma in genere non hanno ben chiaro di che cosa è il valore del Technology Transfer Office. Non significa fare un brevetto, ma significa seguire il brevetto, significa individuare i rapporti commerciali che possono successivamente nascere da questo brevetto. Quindi tutta questa parte è una parte che in Italia non esiste, ma non parlo solo dell'università, gli enti pubblici di ricerca ancora peggio, perché non hanno proprio questo concetto, non si fa un catalogo dei brevetti, non serve a nessuno, perché mentre voi scrivete il catalogo è passato già tanto tempo, per cui il brevetto non serve più o serve poco. Quindi questo è chiaramente il concetto dell'albero col frutto, e è veramente molto, chiarisce molto questa diciamo nuova mentalità di affrontare l'economia della conoscenza. L'altro punto importante è che quando voi arrivate a un'innovazione, diciamo a un'idea di nuovo prodotto, in effetti voi avete un valore di technology readiness level, che normalmente è chiamato TRL, il quale è molto basso. Per farlo crescere, questo TRL, c'è molto lavoro da fare. C'è molto impegno economico da fare, ci sono necessità di collaborazioni, ma se l'idea a TRL2 vale un euro, la stessa idea a TRL7 vale 100 euro. Quindi ci sono due ordini di grandezza del valore del risultato della ricerca. E parliamo ovviamente
sempre di deep tech technology, cioè di quelle tecnologie, di quelle innovazioni che sono fortemente basate sulla conoscenza, che alla fine sono i veri prodotti della conoscenza che acquistano valore. La digitale è tutto un altro discorso a parte. Per il digitale il discorso è molto diverso, il digitale costa molto meno, però è facilmente copiabile, e anche per le start-up, che in Italia rappresentano circa l'80% del totale delle start-up, purtroppo hanno non scarsa possibilità di avere successo, perché dopo un po' di tempo vengono o mangiate se sono abbastanza innovative, o falliscono per loro incapacità di poter mantenere un mercato. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, io un po' dopo parliamo alle altre missioni, perché poi per l'università non guardate solo questo, perché sono 6 missioni e perlomeno altre 2 sono piene di ricerca, quindi questa è relativa solo alla ricerca, è relativa solo a questo processo di cui sto parlando, ma poi parleremo anche di altri. Il primo punto è il rafforzamento della ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca in generale, condotta in sinergie tra università e impresa. Questo è un punto sempre importante, anche quando parleremo dei centri di eccellenza nazionali, eccetera, dovremo, e quando parliamo dei leader territoriali o di quelli nazionali, dobbiamo in ogni caso immaginare che non può essere solo l'università o un gruppo di università a fare una proposta. Abbiamo bisogno che l'università si confronti con le imprese nazionali del territorio e individui delle esigenze delle imprese che in qualche modo possono permettere all'università di poter di contribuire a sviluppare conoscenza in un settore che può dare un aiuto alle imprese. Secondo livello, il sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico. Questo ovviamente è quello che vi dicevo prima. Dobbiamo immaginare che il trasferimento tecnologico costa, non può essere portato avanti da 3, 4, 5, 6 persone in un ufficio. Semmai personale che non abbia una competenza specifica nelle tecnologie più importanti che vengono sviluppate. Quindi c'è necessità anche in questo caso, in alcuni casi, fare accordi per l'innovazione con le imprese, con società che sono nate proprio per fare questo lavoro, oppure con altri esperti di innovazione, quindi proprio dell'innovazione. E poi c'è appunto l'appotenziamento ad estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico. E questo ovviamente molto spesso può essere fatto insieme all'impresa, ma può anche essere fatto dall'università, perché l'università deve imparare, come succede nei paesi anglosassoni, che il prodotto della conoscenza è un prodotto che può dare molti vantaggi all'università stessa, non è semplicemente un articolo scientifico. Tenete conto che quando fate un brevetto l'articolo lo potete pubblicare dopo pochi giorni, quindi non è che si cancella la possibilità di pubblicazione, semplicemente richiede un po' più di tempo, perché questa pubblicazione deve in qualche modo essere preceduta da una protezione della proprietà dell'ingegno. L'ultimo infine è il potenziamento delle condizioni di supporto alla ricerca e quindi infrastrutture, parlavamo prima con te del problema delle infrastrutture. Per le infrastrutture di ricerca e innovazione sicuramente ci sono dei fondi, ci sono fondi per le start-up, ci sono fondi per i dottorati innovativi, di cui già sono arrivati una parte di questi negli ultimi giorni. Ma questo durerà, il PNRR dura 6 anni. Ma l'erogazione dei fondi dura 3 anni, l'impegno dei fondi va fatto nei primi 3 anni di erogazione. L'Europa controlla man mano qual è l'avanzamento, ogni 6 mesi ci sarà un controllo europeo sullo stato di avanzamento degli impegni economici e tutti gli impegni vanno presi nel giro di 3 anni, dopodiché gli altri 3 anni sono per la completa erogazione dei fondi.
Allora, uno dei primi punti di cui si è già parlato molto pure nell'Accademia in Italia è quello dei centri nazionali dell'innovazione, quelli che sono noti come centri nazionali dell'innovazione, che ovviamente hanno, diciamo, devono essere assegnate alla luce di procedure di gara competitiva. Come sapete, i fondi europei richiedono la trasparenza per prima cosa e richiedono quindi sempre un processo bottom up. Il governo ha la possibilità di fare delle scelte strategiche sui temi, ma non può intervenire né sul programma né sulla localizzazione di questi centri. Quindi questi sono quelli che usciranno. In passato erano previsti 10, poi 8, attualmente poi l'idea è di concentrare l'1,6 miliardi solamente su 5 per dare la possibilità di avere veramente dei centri nazionali. Allora, il primo è performance computing, quantum computing, che chiaramente è molto sfidante per il paese. Le scelte sono state fatte anche sulla base delle preesistenze dell'eccellenza, perché uno dei punti importanti è non abbiamo il tempo di creare nuove eccellenze, abbiamo il tempo di mettere a sistema quello che il paese già ha fatto e che quindi può in qualche modo incrementare per farlo diventare più competitivo a livello mondiale. La biofarma, l'Italia sapete che nel settore farma c'ha una presenza molto forte, sia di ricerca ma anche di aziende, siamo veramente tra i primi al mondo in questo settore. Agritech, che è un'altra scelta che è basata sia sulle nostre competenze esistenti, sia sui nostre aziende produttrici, che non sono solo le grandi aziende, ma anche quelle piccoli gruppi di aziende che lavorano per il miglioramento o per la rivitalizzazione di prodotti dell'agricoltura che sono scomparsi. Poi la biodiversity, che è un altro argomento molto attuale, e infine la mobilità sostenibile, che oltre a vedere come si costruisce un'automobile o come si costruisce un aereo, cura anche quello che è il problema delle energie diverse da quella elettrica o da quella diciamo a carbone. Quindi l'idea ovviamente riguarda l'idrogeno principalmente e tutti i sistemi di tecnologie integrate di idrogeno elettrico, di nuove batterie, quindi tutta la problematica generale della sostenibilità. Come funzioneranno questi centri? Funzioneranno principalmente con un ente pubblico che sarà il capofilo del centro. Nella compagine ci saranno arriveranno sia enti pubblici che industrie, perché per preparare il grande progetto, ma l'ente pubblico sarà quello che riceverà i fondi. Questo è stato anche fatto per dare una maggiore valenza al ruolo dell'università, ma anche perché è il modo più rapido per finanziare delle iniziative. Perché siccome l'università è un ente pubblico che è vigilato dal Ministero, il Ministero trasferisce direttamente i fondi, poi l'università cura a distribuirli tra i vari attori che partecipano a questa iniziativa, e il Ministero non ha bisogno di chiedere fideiussioni o altro, perché riesce così ad impegnare i fondi nel più breve tempo possibile. Poi ovviamente qui entra il lavoro del Direttore Generale di come riorganizzarsi per gestire un sistema di fondi così particolare e così abbondante, perché prevede non solo università dentro, ma anche imprese, start-up, tutto quello che può esserci. Uno dei problemi che, diciamo, io stesso ho analizzato durante questi ultimi anni è proprio questo passaggio dalla ricerca all'impresa. E questo è un passaggio lungo. Gli americani li chiamano in una sola parola la valle della morte, ma questo non è solamente un'area che sta là, io lo devo attraversare con un ponte. È un'area che in qualche modo fa vedere come se io parto da una ricerca e arrivo a una proof of concept, a questo punto non è detto che questa ricerca, col processo che era stato sviluppato in questo processo, possa essere utilizzabile per l'impresa. A volte ci sono
dei prodotti intermedi che sono velenosi, a volte ci sono delle condizioni per cui non si riesce ad avere una registrazione del prodotto se vai nel settore farma, ci sono tante delle condizioni per cui da questo punto in poi comincia un'altra tipologia di ricerca, che è una ricerca non più tendente allo spostamento della frontiera, ma tendente all'ottenimento delle condizioni ideali per cui quel prodotto possa diventare un prodotto commerciabile. E quindi tutto questo va attraverso ovviamente un brevetto, poi può essere una licenza, può essere una nuova compagnia, e molto spesso anche la difficoltà di interagire con enti finanziatori deriva dal fatto che una ricerca breakthrough, come si chiama in inglese, non ha un mercato, e quindi l'innovatore e ricercatore che è arrivato a quella ricerca breakthrough è un game changing. È un'attività di game change, cioè cambiano i giochi e il mercato non può essere analizzato perché non esiste ancora la necessità di quel prodotto. E allora a questo punto anche la finanza deve in qualche modo imparare a investire e a rischiare su qualcosa che non è facilmente prevedibile da un punto di vista di costi, perché non sappiamo ancora se quel, quando fu inventato il telefonino, se il telefonino se lo comprerà qualcuno o non se lo comprerà nessuno. Ford, quando aveva deciso di costruire un'automobile, chiamò i suoi e dice: come facciamo a decidere se questo qualcuno se la compra o non se la compra? Allora loro disse: no, facciamo un'analisi parlando con più persone, con leaders, opinion leaders dell'epoca. Giustamente disse Ford: se facciamo questo mi chiederanno di creare un cavallo più veloce, ma non penseranno di fare un'automobile perché non sanno che esista, non sanno che si può fare. E questo secondo me sono dei momenti veramente in cui, quando cambia il gioco, tutto cambia, e quindi è difficile anche valutare, dare una valutazione al costo del prodotto. E infine l'altra cosa molto importante: ci sono tante start-up, però una start-up o ha un fondo, diciamo, di investitori forte, oppure deve fare una partnership con l'impresa. Non ci sono alternative, perché uno start-up, una qualunque start-up, non può accedere a un mercato globale se non ha individuato dei partner adeguati per questo. Quello che è uscito qualche giorno fa del Ministero per il Sud e la coesione territoriale è appunto un rafforzamento della ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca in generale, sempre in sinergie tra università e imprese. Questo prevede principalmente il finanziamento di idee progettuali finalizzate a interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti. Quindi ha un taglio specifico, tutto per il Mezzogiorno. Una cosa che non ho detto prima: tenete conto che l'ammontare totale del PNR, per legge dello Stato, non per un accordo, il 40% del fondo deve essere speso nel Sud. Quindi questo non è un impegno, è una legge, diciamo, che è stata votata un mese fa. Quindi questo è una prima approccio. Fra un paio di mesi uscirà un analogo bando del Ministero dell'Università e Ricerca, in cui c'è più enfasi sul contenuto, quindi sul soft piuttosto che sull'hard, non sulle infrastrutture di contenimento. Allora, ritornando alle risorse, le missioni sono 6, e come vedete il tutto fa circa 200 miliardi di euro, e 200 miliardi di euro da impegnare in 3 anni non sono una cosa semplice. Io credo che oggi stesso il governo sta molto preoccupato di come impegnare, per cui lo stesso Presidente Draghi sollecita i ministri di accelerare il più possibile queste linee guida che sono uscite per la ricerca, ma che devono uscire per tutti i vari ministeri. Quindi uno è sulla digitalizzazione, poi vediamo più avanti, e vedete che digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità, oltre che per la ricerca, sono tutte
attività in cui la ricerca ci gioca un ruolo importante. Ovviamente non ho, la salute non l'ho introdotta, ma ovviamente anche la salute, perché la parte tecnologica che va nella salute è sicuramente una parte di grossa importanza. Se questo è un po' lungo e fastidioso, ma solamente per dirvi, poi entro un po' nel merito della missione, da parte ricerca della missione 1, ma la missione 1 parla della digitalizzazione. Teniamo conto che noi in Italia non dovremmo più parlare di digitalizzazione, perché la digitalizzazione rappresenta la terza rivoluzione industriale, ma oramai siamo alla quarta rivoluzione industriale. La quarta rivoluzione industriale assume che già tutti noi siamo stati digitalizzati a livello europeo, e quindi questo ovviamente è un, diciamo, un impegno ad accelerare questo processo, e in questo caso principalmente nelle pubbliche amministrazioni. Le grandi imprese, le imprese medio-grandi sono già digitalizzate, già utilizzano i sistemi digitali anche per comunicare. Le amministrazioni pubbliche hanno ancora questo ritardo, perché c'è stato per anni e ci sta ancora attualmente la competizione tra due tecnologie: la tecnologia della carta e della penna e la tecnologia del computer. Queste due tecnologie, anche per un problema di abitudine, vedono in una classe di età la spinta a portare avanti più la vecchia tecnologia che la nuova tecnologia, principalmente per ignoranza di come si lavora sulla nuova. E questo è uno dei problemi per cui lo stesso Brunetta sta spingendo fortemente per mettere il divieto dell'uso della carta della penna, perché è l'unico modo per accelerare questo processo di cambiamento. La missione 2 è rivoluzione verde e transizione ecologica. Qui la chimica gioca un ruolo importantissimo. In questo la chimica deve cambiare tutti i modi di fare. Molte delle sintesi chimiche che si utilizzano nelle imprese, che utilizzano prodotti non ecologicamente adeguati, vanno modificate. Vanno ridisegnati i processi, e quindi va ridisegnato tutto l'impianto, l'impresa e lo sviluppo dell'impresa. Quindi questo ovviamente rappresenta un elemento importante, e comprende pure tutta una serie di attività legate all'economia circolare, che rappresenterà sempre di più in futuro uno dei metodi per ridurre le emissioni. Poi la 3 parla di mobilità sostenibile, la mobilità nelle ferrovie nazionali, ferrovie regionali, quindi qua è un potenziamento di quello che c'è, non c'è molta ricerca, ma ci sta l'acquisto di nuovi treni, ma con particolare attenzione al mezzogiorno, ma anche quello di lavorare sui viadotti e sui ponti stradali. Il ministro Giovannini già sta mettendo su un gruppo di lavoro per questo, perché ovviamente questi vanno manutenuti. Il cemento armato ha una durata, non è come nessun prodotto è infinito. Forse il tufo, perché lavora solo a compressione e quindi va bene, ma i romani ci hanno lasciato parecchi esempi. Ma qualunque cosa che abbiamo voluto sviluppare, che lavora pure a flessione o a trazione, utilizza più materiali insieme, metalli e cemento. I metalli corrodono, i cementi mantengono oppure si cominciano a sgretolare, tutto il sistema va manutenuto. E questo secondo me è un punto importante che in passato è stato totalmente trascurato. E poi ovviamente c'è sicuramente un grande interesse a lavorare sull'idrogeno, che è uno degli elementi del futuro di macchine ibride. Le macchine non saranno tutte elettriche, probabilmente, perché anche quello è un problema ecologico, perché poi c'è quando la batteria non serve più va buttata, e quando si butta una batteria è peggio ancora di quando uno butta un motore di un'auto a diesel. E l'altro punto principale è che l'ibrido idrogeno elettrico sarà sicuramente per il prossimo futuro l'elemento, il modo centrale di poter vedere le nostre automobili. Già si lavora molto sull'idrogeno in Italia, e anche le stesse aziende che lavorano nel settore del tipo Eni, del prodotti naturali, stanno cominciando a immaginare lo sviluppo, diciamo, di tecnologie ecocompatibili per la produzione dell'idrogeno.
all'istruzione e ricerca siamo noi, quindi già ne abbiamo parlato, ma ne parleremo ancora più avanti. Poi la parte di inclusione e coesione, che coinvolge fortemente le discipline umanistiche, che sicuramente richiede una grossa attenzione ai cambiamenti delle famiglie, cambiamenti sociali, che in qualche modo richiedono degli approcci totalmente diversi da quelli che abbiamo utilizzato fino adesso per poter migliorare il sistema. E infine la salute, dove la cosa principale su cui si concentra è lo sviluppo della telemedicina e del fascicolo sanitario elettronico. Anche il fascicolo sanitario elettronico, che sarebbe dovuto essere già sviluppato nel passato, purtroppo non lo è stato, e quindi anche questo rappresenterà un elemento centrale insieme con la parte della telemedicina. Queste sono la parte della digitalizzazione. La digitalizzazione non significa comprare un computer nuovo, ma significa imparare tante nuove tecnologie, tante tecnologie abilitanti che permettono ai computer di parlare tra di loro, quindi l'Internet of Things, Cloud Computing, Additive Manufacturing, Cyber Security, Big Data, tutto questo, quest'area culturale è tutta collegata in un grossissima area che è appunto quella della digitalizzazione e altre, la missione 1. E questa missione 1 serve sia alla pubblica amministrazione sia alle imprese. Noi prima parlavamo dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale nasce sicuramente quando si parla di big data. I big data non possono sopravvivere, non possono dare il contributo che noi ci aspettiamo da loro se non abbiamo un sistema automatico che è capace di analizzarle. La diligenza, intelligenza artificiale non significa per niente che andiamo a sostituire l'intelligenza umana. Non sapremo mai noi progettare uno che pensa come noi, perché questo non è possibile materialmente. Quindi parliamo di intelligenza artificiale probabilmente anche impropriamente, ma parliamo di sistemi di calcolo avanzato che ci permettono di individuare dei parametri importanti nei vari settori, come per quello della medicina. Ma questo ovviamente determina anche nuovi modelli di business. Quindi il 3D manufacturing sta sviluppando un particolare interesse anche negli artisti, in gruppi che lavorano in dimensioni molto più piccole. Poi ovviamente ci sono altre cose importanti, tra cui la centralità del cliente, che ha cambiato proprio il sistema di fare mercato. Cioè non esiste più chi produce la fibra migliore del mondo, esiste chi produce la fibra migliore del mondo sviluppata insieme con quello che la deve usare, perché quello che serve per la salute non è quello che serve per fare la vela e non è quello che serve per fare l'aeromobile, e quindi chiaramente il cliente diventa parte integrata della filiera dell'innovazione, non è più una cosa diversa per cui si fa una cosa, si va dai potenziali clienti e si va a vendere, non è più così. E quindi questo mette in evidenza un'altra cosa che in tutto il PNRR è centrale: la collaborazione industria-università, la collaborazione tra università, la collaborazione tra fornitore e cliente, la messa a sistema di diverse competenze sono alla base dello sviluppo del PNRR. Anche per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare c'è tutto un sistema che evidenzia ancora di più questa necessità di fare di più con meno prodotto, riuscire a ottenere sempre prodotti più avanzati utilizzando meno prodotto e possibilmente più intelligenza. Questo è quello che il piano generale del PNR ci insegna. In effetti, ne abbiamo parlato prima, per la transizione energetica e sostenibile, la Hydrogen Technologies è un'attività che alcune università hanno già avviato e che secondo me alcuni paesi del mondo, come per esempio i tedeschi, hanno già portato avanti da 4-5 anni, e noi come Ministero dell'Università e Ricerca e il Ministero dell'Educazione e Ricerca, che è quello tedesco, abbiamo già fatto un accordo proprio sulla Green New Economy Innovation Program, proprio per mettere insieme questi due mondi
che secondo me possono essere, una volta che riescono a lavorare insieme, possono essere leader europei, quindi riuscire a mettere su un gruppo che sia, si presenti all'Europa con una leadership forte. Quali sono gli interventi del MIUR? Ce ne sono tantissimi, questi abbiamo detto i nuovi, ma i PRIN continuano, a fine anno escono i nuovi PRIN, i FIRB rimangono, quindi non c'è problema. Del PON non ne abbiamo proprio parlato, ma il PON resiste, esiste ancora, e le regioni stanno anche preparando, se dovrebbero completare a breve anche loro i piani di utilizzazione dei fondi POR. Questi fondi POR in qualche modo si integrano con i fondi del PNRR, quindi ancora altri fondi. E poi abbiamo tutti gli altri interventi che il Ministero ha, io questo poi vi lascio tutto, da cui si può vedere anche tante altre iniziative. Pensate, lo spazio, per esempio, nella ricerca aerospaziale sono oltre 2 miliardi di euro in questi 3 anni, che comprende PNRR e comprende fondi nazionali. Quindi questo è un altro settore dove anche lo spazio non è visto più come la gara per chi arriva prima sulla Luna, ma come lo spazio può diventare un elemento importante per le telecomunicazioni, per il controllo del territorio, per tante altre iniziative che ovviamente ha una visione più, diciamo, di utilizzazione dello spazio e non solo di ricerca sullo spazio. E quindi completato con questa foto della Basic Science and Application, e volevo sempre ricordare quella che è la frase che Leonardo da Vinci 500 anni fa diceva: la luce della scienza io cerco e il beneficio. Quindi già Leonardo da Vinci si era accorto che era giusto fare una ricerca per vedere la luce, ma era anche giusto cercare di pensare a che poteva servire quella ricerca. Grazie. Io non posso che ringraziare Gio Nicolais, no, per questa rapida panoramica, però molto efficace. Insomma, in realtà devo dire che se volete vi comunico rapidamente qual è lo stato d'animo con cui oggi ho affrontato questo incontro. Ieri sono arrivate le linee guida del MUR su questa cosa, io l'ho girato ai direttori di dipartimento e queste soltanto necessiterebbero di uno studio approfondito. Dice oggi Gio Nicolais, vabbè, ma in fondo uno se le legge, detto, sì, però nel frattempo è uscito l'altro bando, anche questo io ho mandato il link adesso, non l'avevo ancora fatto. Allora, ci siamo di fronte a una incredibile mole di opportunità. Sta a noi cogliere queste opportunità. La mia preoccupazione è che, vedete, il direttore generale è qui a fianco a me, oggi ne parlavo anche con Gio Nicolais, perché ne potesse parlare la ministra, ma dice che già stanno andando in questa direzione, e cioè che noi abbiamo bisogno in questo momento di qualcuno che ci dia una mano a portare avanti questi progetti, perché materialmente fare attività didattiche, le attività di ricerca che vanno avanti, la terza missione e soprattutto la burocrazia, noi non riusciamo a tenere dietro a tutte queste attività, abbiamo bisogno di una collaborazione. La prima cosa è questa, vi chiedo a ciascuno di voi, chi è in presenza ovviamente, chi è remoto, di fare la sua parte. Lo dico molto onestamente e in maniera molto diretta, abbiamo avuto, ieri si è riunita la commissione per gli RTDA, ieri ho lavorato sui criteri da portare in senato accademico di risultati innovativi. Io vi prego di considerare che l'ultima cosa che dobbiamo fare è evitare di collaborare già da subito su queste cose. Cioè, se vogliamo cogliere questi finanziamenti, ognuno deve fare un passo indietro perché tutti facciamo un passo avanti. Non c'è richiesta di RTD, cioè non possiamo perdere troppo tempo su qual è l'RTDA da selezionare, qual è il dottorato innovativo, perché questo ci fa perdere soltanto tempo. Dobbiamo capire che in questo momento, se uno fa un passo indietro, noi saremo garanti perché questa persona faccia un passo avanti, questo collega faccia un passo avanti su tutte le altre linee. Dobbiamo essere solidali. Lo so che è difficile, mi rendo conto che è difficile, che tutti quanti hanno la paura, ma l'ho anche io. Io ho la paura profonda di far perdere a quest'università delle opportunità. Ma ve lo dico sinceramente, lo dico davanti a Gio Nicolais. Questa è la mia preoccupazione. Io sto facendo di tutto, ieri con il direttore generale, con la prorettrice che ringrazio. No, abbiamo fatto di tutto per cercare di portare avanti un percorso. Adesso le opportunità sono così grandi
che non c'è, cioè c'è spazio per tutti, ma dobbiamo, ripeto, veramente avere la responsabilità di comprendere che è il bene della collettività, della comunità accademica, degli studenti in particolare, dobbiamo seguire su alcuni percorsi. Quello che è stato detto però vi fa capire anche un altro aspetto: non c'è soltanto bisogno delle nostre idee, della nostra creatività, del nostro ingegno, delle nostre competenze, c'è bisogno di fare rete con gli altri attori. Allora a me pare incredibile, lo dico, che arrivino delle proposte, questo è l'esempio, perciò vi dico a questo punto non ci sono scuse, per gli RTDA, quella domanda dice: ma non abbiamo avuto il tempo, non c'è un collegamento con l'impresa, non lo sappiamo, forse c'è il collegamento, capiamoci. Questo, il collegamento con le imprese, è fondamentale. Allora, o voi scendete dalla cattedra, tutti quanti, e andiamo a cercarci partner e stringiamo rapporti, o il gioco è chiuso. Questo è importante. E non, io farò di tutto, ve lo giuro, mi impegnerò come mi sono impegnato in passato, lo saprete, e lo sapete già, lo farò anche nei prossimi giorni per cercare di consolidare questi rapporti e di costruire dei nuovi. Ma da solo è impossibile. Poiché io, devo dire, più di 600 colleghi e colleghe che hanno una capacità progettuale incredibile. Questa università ha una vitalità unica e ve lo dice chi la conosce dall'interno ormai. Noi siamo veramente una bellissima comunità accademica. A questo punto facciamo rete, sfruttiamo tutte le relazioni che abbiamo e mettiamole a sistema per lo sviluppo dell'Ateneo e del territorio, a partire, ripeto, dai nostri studenti. Allora io mi fermo su questa cosa perché altrimenti potrei continuare, però quello che è importante è mettere diciamo, in campo le nostre capacità progettuali e soprattutto l'altro aspetto è cercare di mettere a sistema le nostre relazioni anche personali con le imprese, con le associazioni, perché le opportunità nascono soprattutto da questo tipo di interazione. Io devo dire che in questo periodo credo che solo i due casi sono venuti da me, qualcuno dei colleghi, a dire: abbiamo una relazione, siamo in uno di questi cluster perché ho parlato con questa persona. Questo è un segno di debolezza. Cioè vuol dire che noi non siamo, perché in questo momento tutti gli Atenei italiani sono impegnati, Gino, nel cercare queste relazioni. Allora, 600 e passa docenti, è possibile che sono due o tre quelli che sono venuti da me a dirmi: io ho una relazione con l'università X, con l'ente di ricerca Y per fare un progetto? Vedete, forse se arrivo a 5 sono troppi. Questo dobbiamo modificarlo. Nei prossimi giorni mettete rete, basta alzare il telefono e chiamare un collega e dire: ma tu su cosa stai lavorando? È molto semplice. Questo vuol dire fare rete. E questo secondo me è quello che dobbiamo fare, per quello che ha detto oggi Gio Nicolais, ma che in parte alcune cose noi le sapevamo. Devo dire che ho organizzato il ragionamento in questo modo. E ringrazio anche Gio Nicolais perché ci ha aperto la mente anche sua... diciamo, su alcuni aspetti, mi è piaciuto molto l'albero che ci ha presentato perché ci dà veramente l'idea, e non è qualcosa che riguarda soltanto le tecnologie, attenzione, ma questa cosa riguarda, cioè, l'area scientifico-tecnologica, ma riguarda anche l'area economico-giuridica, quella umanistica, umanistico-sociale, perché davvero io mi accorgo che anche in quegli ambiti c'è la possibilità di promuovere, di passare dalla ricerca, diciamo, teorica, è difficile dire in quei sensi, a una ricerca applicata e soprattutto contenuti concreti che possono dare luogo a opportunità occupazionali e rituali nel più ampio sistema all'interno del quale noi ci inseriamo. A questo punto io mi fermo e chiedo a voi e chiaramente insomma attraverso di voi a tutta la comunità accademica se ci sono delle domande che vogliamo porre al professor Nicolais. Vedo che c'è qualcuno già pronto a premere, però prego. Se posso, intanto voglio ringraziare moltissimo per il professor Nicolais, per veramente illuminante il contributo. Tra l'altro ci sono collegate, credo, più di 60 persone che stanno mandando domande, quindi poi se è possibile leggeremo alcune. E io volevo dare prima la priorità a tutti voi, sia in aula che da remoto, se ci sono domande, se no poi ne avrei un paio. Sì, ringrazio anch'io il professor Nicolais per averci dato questa opportunità. La mia domanda specifica: ho visto nella parte di digitalizzazione, dove mi pareva che almeno il mio contributo potesse essere più ridotto, si parla di smart materials. Può dirci meglio, si tratta di sviluppare materiali o che cosa?
sia materiali che sistemi. Smart materials significa sia materiali che siano, diciamo, materiali funzionali, che abbiano delle funzioni diverse da quelle a cui siamo abituati o che normalmente hanno, oppure dei sistemi che permettono di mettere a punto delle internet of things, nel senso di poter comunicare con qualche altra cosa. Anche nel settore medico, per esempio, questo è un grosso interesse per le lunghe degenze domiciliari. Quindi ci sono, puoi pensare a tante cose diverse in cui il materiale diventa un mezzo per trasmettere un'informazione. Questo è quello che... Ok, grazie molto. Posso? Grazie per la testa, c'è il professor Tomasicchio e poi il professor Tascardicchio, prego. Ma innanzitutto grazie, sono Roberto Tomasicchio, grazie Presidente per la sua presenza e per la bella presentazione che ci ha sollevato da lettura di tanto materiale. Io avrei una domanda. Come sa il Rettore, stiamo cercando di organizzare con altri colleghi un gruppo che si proponga nel settore delle energie rinnovabili, cioè partire dall'energia eolica in mare aperto e giungere fino all'idrogeno, produzione di idrogeno e stoccaggio di idrogeno. È un gruppo, diciamo, multidisciplinare che soffre, secondo me, anche della necessità di avere, come dire, una parte, come dire, anche di segreteria, va, perché poi ci sono tante cose che vanno fatte, vanno adempimenti che ci sono da fare. La cosa che stiamo cercando di fare è quella di entrare in un cluster, e in particolare il cluster del mare, con, devo dire, enormi difficoltà, perché sembrano già dei circuiti chiusi, in cui entrare è praticamente o impossibile o, diciamo, legato a delle chiavi che uno può usare. Allora io mi chiedo se tutto quello che sta mettendo in campo la nazione per fare centri di innovazione tecnologica e così via debba passare in questo modo. Allora le università e i colleghi, diciamo, meno dotati rischieranno di restare fuori e magari invece hanno le idee migliori. Quindi come si può, come dire, dare la possibilità a quelli che hanno anche le voci più piccole, probabilmente anche l'Università del Salento non ha una voce estremamente, anche se il Rettore tenta di essere, diciamo, ci mette tutta la sua buona volontà per essere, però poi noi soccombiamo di fronte alle università più grosse, soprattutto del nord, più organizzate, con colleghi che anche per fattori geografici si muovono con maggiore celerità rispetto a noi. Rispondo sull'ultimo. Guarda, la pandemia ha fatto tanti guai e veramente siamo contenti che è scomparso, ma ci ha insegnato anche a lavorare a distanza in maniera più semplice rispetto al passato. Quindi questo per un'università, diciamo, piuttosto lontano dal centro dell'Italia, questo può essere un vantaggio. Ti devo dire, ci sono molte aziende, per esempio anche la stessa Eni, che sta avviando un'attività di ricerca sull'idrogeno da solare. Ci sono iniziative di altri imprenditori, di altre università, tipo il Politecnico di Milano, che ci sta lavorando. Se io posso fare da tramite su qualcuno che non ti ascolta, dipende anche da che cosa tu puoi offrire a loro, capisci? Perché non puoi fare un accordo di collaborazione se non c'è una parità di livelli. Questo è quello che vorrei dirti, però sono ovviamente a disposizione per tutte le iniziative che... Se posso, un'ultima domanda. Centri per innovazione tecnologica, ecco, mi pare che ce ne sia un numero limitato. Cinque. Previsto, ecco, 5 addirittura a livello nazionale, però ci stanno dopo gli ecosistemi dell'innovazione, che sono non decisi dall'alto. Cioè non sono top down, i 5 centri sono decisi dall'alto e sono sulla strategia di sviluppo del paese. Gli altri, gli ecosistemi dell'innovazione, non sono decisi dall'alto e rappresentano appunto un'opportunità molto interessante con valori economici non molto diversi da quello grande, che sono più di 12, 13, non, il numero sarà sicuramente oltre 10. E qual è il nesso tra i cluster e gli ecosistemi? Il cluster non è niente, il cluster è un'associazione
diciamo, volontaria di collaborazione tra pubblico e privato, ed è nato come collaborazione volontaria, ma non ha nessun ruolo formale. Cioè, se ti dicono diversamente, così è. Io, diciamo, quando sono nati i cluster stavo con la Fedeli, e quando nacque il cluster abbiamo sempre insistito che i cluster non sono nemmeno gruppi a cui può essere assegnato un fondo. Non può essere assegnato un fondo. Quindi loro possono fare una forma di aggregazione tra pubblico-privato, e quindi molto utile al Paese, ma hanno solo delle possibilità di dare indirizzi o idee nuove, ma non diventare attori della ricerca. Aggiungo che l'altro giorno nella CRU, in cui, insomma, si è parlato molto rispetto a queste linee di finanziamento che oggi ci ha presentato Gio Nicolais, di quale fosse la, diciamo, la forma giuridica del, in realtà prevalentemente la fondazione e poi consorzi. Cioè, dimentichiamoci che sono già aggregazioni, reti di attori. Questo vuol dire che c'è un processo, diciamo, di strutturazione di queste reti. La domanda è, non soltanto noi possiamo entrare in questi, certamente sì, bisogna vedere come ci entri e qual è il ruolo che hai, però la proposta è arrivare lo continuo a dire, dagli esperti. Cioè, quando noi prima sentiamo Agritech, è evidente che io non posso andare a dire vogliamo esserci se non ho una proposta per Agritech, e lì devo dire che è una proposta perlomeno arrivata in questo caso. Biofarma è una cosa interessantissima, ma deve arrivare una proposta per Biofarma, e deve arrivare questo ai livelli alti. Cioè, dobbiamo evitare quello che dicevo prima, l'interlocuzione diretta deve essere, che ognuno deve sentire, no, il collega dell'alto treno dice ma tu come ti stai muovendo, appena l'input, a quel punto noi interveniamo a livello direttori per cercare di chiudere quel rapporto e di fare rete. Questo è quello che dobbiamo fare, che fino adesso non c'è stato, però adesso ci sono le linee guida, c'è forse più chiarezza. Questo è il momento veramente di, subito dopo l'intervento di Gino Nicolais, di muoversi, perché l'impressione è che gli altri stiano già muovendo, e lo dico e non ho paura che, certo non se ne spiace a Gino Nicolais che è un meridionale quanto noi, e che alcune reti sono in qualche modo già sono mosse. Su una, per esempio, mi ha chiamato il rettore di Bologna, ma mi ha chiamato a giugno, e io immediatamente ho informato la, diciamo, delegata all'internazionalizzazione, perché era sulle reti transnazionali, e già si era mosso, per dire. Mi ha chiamato e dice vi vorrei in questa rete, ma dobbiamo vedere se poi la rete resta e va avanti. Questo per dire che c'è questo indirizzo. Un attimo, c'è prima il professore Scardicchio. Sì, sarò rapidissimo. I ringraziamenti naturalmente non rituali al professor Nicolais per questa bella illustrazione che ci ha fatto, che si aggiunge a quello che è un po' il quadro che ci è stato dettagliato anche in occasioni precedenti, da ultimo la presenza del ministro Franco qui a Lecce la settimana scorsa ci ha anche indicato, diciamo, alcuni aspetti che vanno tenuti in seria considerazione. Bella la conclusione con la citazione di Leonardo, perché ci dice appunto come il sapere umanistico e il sapere scientifico devono andare di pari passo, sebbene io da umanista devo esprimere qualche forma di disagio. È chiaro che tutto quello che sentiamo, che leggiamo, eccetera, sono musica per le orecchie dei colleghi del polo scientifico. Noi del settore umanistico siamo un po' in difficoltà, perché capiamo che è in atto una rivoluzione copernicana del nostro lavoro. È vero che ci sono altre missioni che, per ragioni, immagino, di tempo non sono state qui enucleate, la missione 1, dove si parla tanto di cultura, dove si parla tanto di beni culturali, dove ci sono aspetti che possiamo certamente considerare all'interno della nostra attività di ricerca, eccetera. Ma è vero anche che gli indirizzi, le finalità sono sempre legati a quei principi dell'innovazione tecnologica, del green, eccetera. Noi ci sentiamo un po' in difficoltà a inserirci all'interno di questo quadro, sebbene faremo certamente la nostra parte. Mi chiedo io, non voglio dilungarmi oltre, è vero che è l'Europa che ci indica, no, il perimetro d'azione, che noi dobbiamo muoverci all'interno di un rettangolo di gioco, e di conseguenza il piano nazionale di ripresa e resilienza è stato fatto dalle commissioni europee, eccetera, eccetera. Ma è vero anche che i singoli ministeri hanno, nelle loro tabelle, nei documenti che hanno presentato, ci hanno messo un po' quello che hanno voluto. Non era l'occasione, tenendo conto anche dell'appello che giustamente faceva il rettore. Noi dobbiamo misurarci con questa realtà, con queste nuove prospettive rivoluzionarie,
tenendo conto che c'è già il nostro lavoro che deve procedere di pari passo, la didattica, le attività di terza missione, eccetera, eccetera. Non era l'occasione, mi chiedo io, e lo chiederei al professore Nicolais, per proporre una riforma dell'università, come è stato fatto per la pubblica amministrazione e come è stato fatto per la giustizia. Sulla seconda domanda che hai fatto, la prima volevo dirti, c'è un fondo italiano per la scienza che è un blue sky, quindi chiunque può partecipare. Ho capito bene che vale solo per il personale non strutturato il fondo italiano per la scienza? No. Giovani ricercatori, anche senior, non strutturati, forse non ho capito bene, strutturati nelle università? Non outsider. No, le due linee sono per gli started e gli advanced sono gli starting grant, gli advanced grants sono per tutti. Avevo avuto l'impressione, grazie del chiarimento. Questo è il primo punto. Ottimo. Poi proprio tu hai toccato la missione 1, digitalizzazione. La digitalizzazione oggi noi abbiamo le tecnologie esistenti, ci manca quello che cammina dentro la tecnologia. E la componente, diciamo, umanistica, in senso lato, ha un ruolo importantissimo su questo, perché è quello che deve in qualche modo sviluppare dei linguaggi adeguati a questo sistema nuovo di comunicare. Quindi tutta la parte, a parte la digitalizzazione di tutti i volumi di cui può aver bisogno un avvocato per poter preparare una causa o un'altra cosa, quello che è importante è che nell'uso della digitalizzazione oramai noi abbiamo più tecnologia che contenuti, e i contenuti vanno sviluppati da aree umanistiche. È quello che io credo che a volte non ci si pensa molto. Tu poi dici, per quanto riguarda la riforma, tu sai, al Senato c'è una riforma, c'è un progetto di riforma in corso che sta andando avanti, in cui si prevedono piccoli interventi. Io ti devo dire, ne ho parlato pure con la Ministra e avrei auspicato interventi più massicci, però il Parlamento è sovrano, ecco, tu sai che una cosa del genere non è facile da portare. Ogni volta che si è fatta una riforma universitaria, cioè, ci sono stati problemi di vario genere. Riforma del reclutamento, non è una riforma, è una riforma del reclutamento, non è una riforma, diciamo, no? Del reclutamento. Del reclutamento, sì, universitario. Però pure questo è un problema, tu sai che è molto discusso, perché se lo fai, non lo fai come si sta facendo adesso e come io auspicherei che si facesse, cioè in modo più diretto e assumendo delle maggiori responsabilità, e purtroppo devi passare attraverso quella che è la legge Gelmini. E la legge Gelmini prevede un reclutamento analogo a quello di un professore di scuola elementare, perché devi fare un concorso, poi devi fare un altro concorso, non ti guardano mai in faccia, tu puoi arrivare a diventare professore anche di prima fascia, che ha scritto tanti articoli, ma che purtroppo non ha la facilità nella comunicazione e quindi nella didattica non è adeguato. Nessuno l'ha mai visto, perché purtroppo tutto il processo di reclutamento non prevede, se non ai livelli iniziali, una interazione diretta con la commissione. Io quindi capisco. Gino, faccio una proposta su questo piano che potrebbe partire dal nostro Ateneo. In realtà, come sempre accade, l'attenzione viene a concentrarsi sul PNRR, ma in realtà larga parte dei fondi del PNRR, lo sto dicendo pubblicamente perché è quello che emerge dalle mie indagini, verrà utilizzata per finanziare progetti già finanziati, perché non ce la fanno a spenderli, per cui a questo punto sono progetti che erano già lì finanziati. Questo vuol dire che ci sono delle risorse che verranno liberate. Su queste risorse che verranno liberate, noi dovremmo lanciare un grande progetto per l'area umanistica, per dire: è vero che c'è un gap tecnologico nel nostro paese, dobbiamo risolverlo col PNRR, perché l'Europa ce lo chiede, però è pure vero che grazie alle risorse che abbiamo liberato, forse quelle risorse potremmo investirle sull'area umanistica, dove noi, sui beni culturali, cioè noi abbiamo, secondo me, un'eccellenza in molti casi, ma è chiaro che quell'eccellenza va valorizzata, perché non è che rimarremo sempre a quel livello. Perciò io prendo questo dicendo, facciamo una proposta, dicendo, dei soldi che sono liberati, perché vi dico che la maggior parte delle risorse sono per le infrastrutture, erano già state finanziate, perché altrimenti non riescono a spenderli, perché vanno impegnati entro il 2022, a me così è stato spiegato.
Questo è il... dopo c'è l'intervento, allora io ho registrato, ve lo dico perché non vorrei commettere errori, l'intervento del professore Boscia, il professore Longo, il professore Valli, il professore Malfezzoli, questo nell'ordine in cui li ho raccolti, non vorrei aver commesso degli errori, per cui se ci sono altri poi do subito la parola al professore Boscia. Sì. Grazie, un saluto e un ringraziamento al professor Nicolais per essere qui e al rettore per aver organizzato questo incontro. Io porto l'attenzione sugli aspetti un po' più organizzativi, strategici, che qui in Unisalento potremmo implementare per cercare di trarre profitto, di avere quel beneficio a cui faceva riferimento prima il professore. E quindi dico, se abbiamo a disposizione nel PNRR, diciamo 200 miliardi, alcuni buona parte andranno per i progetti già finanziati, altri saranno destinati a finanziamento top down, quindi lì c'è il tema di come farsi a inserire, come inserirci come Unisalento in queste cordate, diciamo di livello nazionale o non so internazionale. Allora, a questo punto l'attenzione va su una parte residua, adesso non so se marginale o meno, di quelle progettualità, diciamo, bottom up. Cioè, noi in effetti, quali capacità di proporre, e quindi di non seguire mainstream top down, ma di proporre qualche tema. Uno ne abbiamo avuto... no? Esempio prima con il professor Tomasicchio che dice: ma noi da Unisalento ci siamo un po' riuniti, abbiamo organizzato, non so se organizzato, comunque ci siamo riuniti qualche volontario, ha messo a terra qualche progetto, va a chi proporlo, è la dimensione giusta, è il momento giusto. Ecco, io proprio, scusate se forse parto dalla base, ma quale approccio migliore, quale organizzazione migliore ci dovremmo dare, sapendo che possiamo giocare un piccolo ruolo a livello nazionale, ma probabilmente un ruolo diciamo non marginale per lo sviluppo anche di alcuni gap che so che il PNRR va a diciamo vorrebbe colmare, ad esempio quello territoriale. Ecco, qual è l'idea del professore, che anche conosco essere molto pragmatico e so che insomma può arrivare a illuminarci su questo, sapendo anche come funziona la nostra università, come funziona la regione Puglia. Ecco, qualche suggerimento di questo tipo, scusate se forse guarda, sono banale in questo. La governance della ricerca parte dall'Europa con il piano, diciamo, strategico europeo di cui abbiamo parlato prima, ma che non entra nei fondi che abbiamo discusso. Parte, poi dopo passa a livello nazionale. A livello nazionale c'è quello che ci siamo raccontati oggi. Poi va a livello territoriale. E quindi se tu hai la volontà di creare un sistema territoriale di eccellenza in un certo settore, è la regione che deve intervenire coi PORR, i programmi operativi regionali, che sono finanziati dall'Europa proprio per tener conto delle esigenze dei territori. Se tu lavori su un programma nazionale, devi immaginare in qualunque caso sempre un sistema di collaborazioni anche con gli altri. Quindi un sistema che quando arriverà il bando, non quello che è uscito, ma quello del Ministero, sugli ecosistemi dell'innovazione, quello è un bottom up anche come argomenti, non avrà delle indicazioni specifiche, ma è un bottom up anche come gli argomenti, ma tieni conto che saranno sempre nazionali, perché il territoriale c'è un ente che diciamo ha appunto come sua missione quello dello sviluppo territoriale. L'Europa guarda al continente, l'Italia guarda al paese, le regioni guardano al territorio. Quindi per cercare sempre la ricaduta pragmatica, cioè come Unisalento dobbiamo guardare a progettualità nazionali
o ad esempio di sviluppo meridionale, territoriale non volevo dire Salento, e attenzione, volevo dire qualcosa di macro regioni. Guarda, io devo, nella mia idea è che siccome per legge dello Stato il 40% del PNRR deve andare al sud, quindi sicuramente ci sono delle condizioni migliori se lavori nel sud piuttosto che se lavori nel nord. Secondo me devi guardare al nazionale sui centri, sugli ecosistemi dell'innovazione, perché gli ecosistemi dell'innovazione non sono già individuati, ma sono espressione di quello che un'area geografica che è in Italia poi riesce ad esprimere. E comunque c'è una delle quattro misure che abbiamo visto, sono attivate le linee guida, ce n'è una che ha una dimensione più territoriale, perché il problema è che non hanno una dimensione territoriale, perché l'idea di fondo di quelle misure del PNRR è il sistema hub and spoke, per cui la maggior parte dei casi si prendono degli hub e poi degli spoke, per cui di fatto la distribuzione alle volte è un hub per il nord, un hub per il centro, un hub per il sud, e poi gli spoke sono poi tutto il... Noi chiaramente come università, in questo caso, mentre gli ecosistemi territoriali possiamo essere hub, questo nazionale che adesso è uscito e vi ho mandato il link, per quelli PNRR è assai improbabile, perché per esempio no, si sta proponendo in molti casi, non so, Federico II si propone di essere hub sull'Agritech, ed è chiaro che è molto probabile che ottenga questo. Bisogna vedere sempre la misura del... per cui ogni misura, però quelli non sono progetti territoriali, sono progetti nazionali, mentre quello dei sistemi innovativi che citava un attimo fa Gio Nicolai, quello è territoriale. Il professore Longo. Sì, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, perché in qualche misura ho capito meglio alcune linee, alcune strategie che mi sono comunque ancora in qualche modo oscure. Io ho una domanda per Nicolais, una domanda, anzi una richiesta per il rettore e per il direttore generale. In realtà il quaderno delle doglianze delle discipline umanistiche a me mi convince poco. Sono il direttore di un dipartimento sostanzialmente di scienze sociali e secondo me ci sono grandi opportunità anche per il settore, per l'appunto, delle scienze sociali. E a questo proposito volevo chiederle in che misura la parte del PNRR relativa all'integrazione e all'inclusione sociale potesse rappresentare anche un'opportunità per le università e per i colleghi che operano nelle discipline della mia area. L'altra richiesta, la faccio complessivamente, riguarda invece una questione di governance interna all'Ateneo. Cioè, la mia preoccupazione è una preoccupazione a cui faceva accenno prima anche il rettore all'inizio del suo intervento, nel senso che tutti noi facciamo una serie di lavori intrecciati. Io come direttore di dipartimento non riesco a stare dietro a tutte le misure che in maniera molto rapida, perché c'è, come dire, l'affanno relativo alla necessità di spendere rapidamente queste risorse, giungono di volta in volta, a volte non riesco neanche ad aprire un file, non a leggerlo. Il collega Nicolai sarà più smart di me, insomma. Ma, allora forse sarebbe necessario però in questo Ateneo fare una cabina di regia che veda coinvolti i dipartimenti con un referente, ciascuno per dipartimento, che però diventi operativa, che abbia, come dire, la capacità di riunirsi a scansioni ben delineate e ben definite, in modo tale che i referenti della ricerca del dipartimento o dei dipartimenti possano poi informare i colleghi. Cioè facciamo, come dire, una delega a tempo determinato ai colleghi che si prendono in carico comunque di informare tutti quanti noi, altrimenti io credo che rischiamo poi di perdere pezzi di informazione. La prima domanda qual è? Scusami. Quanto è possibile individuare delle risorse, delle possibilità per il settore delle scienze sociali nella parte del PNRR relativa all'inclusione e all'integrazione? Il PNRR missione 5, inclusione e coesione. Tutti questi della PNRR prevedono l'ingresso all'università. Quindi sulla missione 5
sicuramente è una delle missioni dove c'è un ruolo forte per le scienze sociali. Le scienze sociali rappresentano anche in altri settori, come anche la missione 4, dei ruoli importanti, e anche nella stessa missione 1, perché quando prima parlavo della necessità di riempire di contenuto le autostrade, c'è anche dentro una serie di cose che riguardano lo sociale. E immagina solo il fatto che quante persone hanno un digital divide, per cui tu hai un paese cosiddetto democratico che però ha due categorie di persone: quelli che possono accedere a dei processi democratici, processi digitali, e di quelli che non ce l'hanno. E questa è una transizione che durerà anni, e riuscire a trovare dei sistemi per l'inclusione e per rendere quindi il paese più democratico è sicuramente un elemento che riguarda questa attività. Rispondo invece per la mia parte di mia competenza. Allora, io credo che noi siamo stati fra i primi Atenei, lo dico con certo orgoglio, a fare una prima riunione per stabilire un gruppo di lavoro. È chiaro che io ho dato soltanto l'input. Il risultato è che a tutt'oggi l'output non è concreto, e dico di più, le proposte sono arrivate poi tendenzialmente superando, bypassando completamente la catena, perché chiaramente, uno, perché, attenzione, non perché i colleghi siano resti a rispettare un minimo di gerarchia dell'Ateneo, ma perché in molti casi c'è l'idea che è troppo lenta quella macchina e bisogna velocizzarla. Qui infatti ho parlato l'altra volta con il delegato alla ricerca, cioè con Alessandro Sannino, ho detto: Alessandro, forse c'è bisogno in questa fase che mettiamo accanto a te, e lui l'ha già convocato, un gruppo un attimo un po' più ristretto, però poi non dobbiamo fare quello che è accaduto col POS, con tutte le lamentele. Cioè, che cosa voglio dire? Che se ci muoviamo, l'unica cosa che io vi chiedo, e poi che non arriva all'ultimo momento un progetto che supera completamente, dice: ma io lo stavo facendo il progetto. E no, perché se in questi casi gli accordi sono di Ateneo, io adesso incontrerò l'11 il rettore Matteo Lorito da Federico II, proprio perché ci siamo incontrati l'altra volta ad Accadia su alcune cose che potremmo fare insieme, e lo incontrerò. È chiaro che il mio mandato è cercare di ottenere che noi entriamo in alcuni di questi percorsi. Nel momento in cui entriamo, la cosa peggiore è che entriamo con docenti che semmai chiamano direttamente per cercare di portare avanti quella parte di progetto. Questa è la cosa che non deve accadere, perché perdiamo in credibilità. Allora, se io devo rappresentare l'Ateneo in questi rapporti istituzionali, lo faccio con piacere, e questo secondo me è quello che io posso fare. Però devo dare atto che molte delle idee che sono state promosse in questo Ateneo e che sono arrivate a me attraverso il professore Sannino, ma sono proposte di altissimo livello, attenzione, cioè la qualità delle vostre proposte è eccezionale. Il problema è che dobbiamo trovare anche l'interlocutore in questo piano. Io non so a livello nazionale chi si sta muovendo e dove possiamo entrare con quel progetto. Con gli altri Atenei la riunione del CURC è fissata, anche questa, per il 13, proprio per cercare di capire se, invece di farci concorrenza, l'avevamo già detto, possiamo, e il professore Sannino incontrerà i delegati alla ricerca degli altri Atenei prima, proprio per capire, perché io il 13 possa arrivare con gli altri lettori a trovare la quadra del cerchio, cioè dire: beh, sui diversi assi qui partecipiamo insieme, qui cerchiamo semmai cordate diverse, perché il problema è anche capire poi chi vincerà queste, perché sono tutti bandi competitivi. Per cui dico, io faccio la mia parte, però devo dire che fino adesso ho una collaborazione da parte dei colleghi totale. Il problema è che fin quando non usciamo linee guida, diciamo la verità, l'altro giorno in cui pure qui dovrebbe essere la fondazione, però forse anche il consorzio, ma neanche il presidente La Crui lo sapeva, cioè, per farvi capire che c'è una, però quello che a me dispiace, e chiudo, è che le linee guida sono uscite l'altro giorno, e io per abitudine sono portato a credere che quelle linee guida qualcuno le avesse già in realtà, perché non è possibile che arrivano 45 pagine. Non ce l'avevamo, veramente. Io l'ho guardate la settimana scorsa, quindi... Allora mi fido di quello che dice Girard, perché io quando l'ho vista ieri ho detto: mettiamoci a studiare. Stai tranquillo che questo... No, mettiamoci a studiare, prendiamo lo stampate, questo è quello che ho fatto, perché ancora ho questo bisogno del cartaceo davanti. E subito dopo c'è il professore Valli.
Posso dire solo una cosa, Rettore, ma veramente velocissima postilla di quello che tu hai detto precedentemente. Io credo, non so se poi sottoscrivono anche gli altri direttori, ma in parte credo che alcuni sottoscriverebbero, che ci sia bisogno di un momento di centralizzazione, cosa che mi fa rabbrividire perché molto spesso con te o col direttore, soprattutto per la programmazione, ho detto che la centralizzazione era errata e non corretta. In questo caso forse una qualche forma di centralizzazione sarebbe accettata anche dai direttori di dipartimento. No, io ti ringrazio per questo, perché la fiducia che hai nel tuo rettore mi fa piacere, però devo dire che invece per me vale sempre la pena tentare di, perché io non riesco a fare efficacemente sintesi. L'abbiamo visto, vedi, nomino una commissione per fare sintesi alla fine. No, secondo me c'è bisogno soltanto, quello che dicevo prima, e lo ripeto ancora una volta, di capire che questo è venuto un momento veramente per cercare di fare tutti quanti un passo indietro e darci una mano, perché sono tante le risorse che basterebbe che oggi dicessi a ciascuna delle persone che oggi sono in presenza: occupati di questo bando e avrebbe da lavorare per l'intero anno. È la verità, e forse questa è la cosa che possiamo fare, cioè nominare un responsabile per ciascun bando che si faccia carico, però anche quello deve fare un passo indietro, nel senso che poi non deve presentare la sua proposta, perdonate, perché diventa imbarazzante. Io per cercare qualcuno che facesse la commissione per gli RTDA è stato difficilissimo, abbiamo detto ripetiamo la commissione degli RTDB perché erano tutti investiti con un interesse proprio, che come fa a fare la valutazione? La parola al professore Valli, poi abbiamo il professore Maffezzoli e la professoressa Fornari. Buongiorno professore Nicolais, ci vediamo con una scadenza quindicinale. La prima volta con il professor Sanatore, poi un'altra volta con Alfonso. Io ho letto il PNRR, ci ho impiegato un bel po' il bel malloppo. Io mi sento di raccogliere, per quanto riguarda l'università, anche una considerazione da parte del direttore generale. Non solamente sono importanti per il personale docente, però se fosse possibile approfittare del PNRR per una nota dolente che la il personale tecnico amministrativo non sarebbe male, data la sofferenza che abbiamo nei nostri laboratori. Nel mio dipartimento l'altro giorno ne abbiamo discusso approfonditamente, e questa diciamo è una mia prima considerazione. Un'altra considerazione: nel piano è dato grande risalto, grande spazio ai dottorati di ricerca, l'internazionalizzazione e via dicendo. Avendo collaborazioni con Lovagno, Delft e l'ETH di Zurigo, li avevo contattati per vedere se possiamo un attimino vedere di proporre qualcosa, di costruire qualcosa. E avevo in mano tutta la procedura che proprio la professoressa Fornari mi ha passato tempo fa, e devo dire che, letta una volta la procedura italiana, Lovagno e l'ETH si sono tirati indietro. E non so cosa si possa fare, però ripeto, è un problema che abbiamo strutturale nostro, e che andrebbe questo benedetto della semplificazione. E proprio per quanto riguarda questi dottorati di ricerca, mi pare, per come siano organizzati, che prospettive però future per chi debba poi eventualmente lavorare all'interno del dottorato siano latenti, scarse. Non vorrei che quello contribuisse a creare ulteriore precariato. Perché nel mio gruppo di ricerca di precari ne ho tanti, e siamo al punto che non voglio più avere nessun altro. L'intenzione del ministro, questi dottorati dovrebbero andare nelle imprese, quindi perciò... Scusami, lo vuoi dire più forte al ministro? Nell'intenzione del ministro, questi dottorati non sono dottorati per l'università, sono dottorati industriali, e l'impresa che partecipa in qualche modo si piglia un impegno. Quindi sono dottorati per trasferire le imprese, perché uno dei problemi che abbiamo è quello che il dottorato non è molto valutato nelle imprese, a differenza di altri paesi del mondo, e non solo per la grande impresa, che sicuramente ne ha parecchi, ma anche per le medie imprese, perché la media impresa, se non comincia ad avere una cultura della ricerca,
che un dottore della ricerca può portare nell'impresa e che questa cultura viene fatta su tematiche che siano in qualche modo anche di interesse dell'impresa, questo non si riesce a accelerare questo processo. Questo è. La ringrazio per questa. No, io... Comprendo, finisco rapidamente. La ringrazio per questa considerazione. Purtroppo, nella mia esperienza, quando cerchiamo l'interfaccia con l'azienda, anche per incapacità nostra probabilmente, non è semplice. Almeno quando ero a Pisa a Padova erano diverso forse l'intorno. E infine un'altra considerazione, sempre per quanto riguarda la parte, diciamo, non so se possa essere l'occasione, per carità non è Alessandro più di quello che sta facendo e che ha fatto insieme al rettore recentissimamente, per Unisalento è encomiabile e basta, di più non si può fare. Però a Padova la delegata per la ricerca si lamenta di un gruppo che mi pare consti di 14 o 15 persone. Forse, se è possibile, con questo PNRR costruire un ufficio che intercetti, ripeto, non è una critica per Alessandro, al quale devo essere immensamente grato per il passato che ho dicendo, era solamente se si può cogliere questa occasione. Allora, rispondo a tutte le queste domande, sono contento perché sono collegato anche a persone in remoto, ho la possibilità di parlare alla comunità no, un po' più ampia. Allora, sembra assurdo, ma poi lo dirà anche il direttore generale, ma queste cose le abbiamo impostate esattamente in questo modo, mesi fa, non oggi. Sul primo punto, RTDA e dottorati innovativi, su entrambi i casi ho spiegato, l'ho detto a tutti i direttori di dipartimento che dovevano dirlo all'interno dei dipartimenti, che questa era chiara il messaggio, la legge, non erano, e io lo dico e lo firmo qui, a meno che non abbiamo un'eccellenza, ma quelli che entrano con questi RTDA non continueranno nell'università, perché la logica è che questi finanziamenti sono dati proprio per creare una interazione in termini di ricerca con le imprese. Ora però qui va detta una cosa, e va detta al professor Nicolais che la conosce bene, e cioè io ho lavorato nelle imprese, perdonate, ma ha ragione, non è una piccola impresa che può avere un centro di ricerche, anche perché queste piccole imprese sono piccole imprese tradizionali sia come impostazione sia come mercati di riferimento. Quando vai in una media impresa, allora incominci dai 50 ai 250, allora incomincia ad avere una logica diversa e puoi permetterti dei ricercatori, perché quelli altri che ti puoi permettere sono sottopagati e non ci andranno mai i ricercatori veri. Questo è il problema. Ecco perché noi non troviamo spesso nel tessuto delle nostre imprese sensibilità, perché le imprese che ho incontrato recentemente, un po' più grandi, si sono dette subito disponibili a lavorare con l'università su questo piano, a cofinanziare. Poi è chiaro che purtroppo il tempo è molto breve per convincerle che c'è un progetto in comune, bisogna prima trovare il progetto in comune. E qui stiamo facendo una cosa innovativa, stiamo creando una piattaforma che incrocia la ricerca Unisalento o la ricerca delle imprese. Se ne sta occupando il professore Patrono su mia iniziativa. Questa è una cosa secondo me innovativa. E questa è la questione più nodale. Sul fatto del gruppo di ricerca, allora io chiesi al direttore generale di creare questo gruppo. Allora, in realtà qual è il problema? E infatti stiamo scrivendo, adesso stiamo mandando una lettera in giro e anche il professore Nicolais è stato... stamattina è stato informato. Noi abbiamo un vincolo per cui non possiamo fare contratti a tempo determinato di collaborazione superiore a una certa cifra, mi sembra 25.000 euro, cioè non ne possiamo fare. Questo vuol dire che, pensate, adesso io vi dico questo, poi ognuno potrà avvilirsi da solo. Stanno arrivando, e questo dico anche a Gino Nicolais, perché questa è una ingiustizia. Questa è una cosa che aumenterà i divari. Se all'università italiana arriva per fondi per edilizia 1.100.000.000, ma ci chiedono il cofinanziamento del 50%, voi ditemi che cosa succederà? Che il Politecnico di Milano, che ha in cassa no, risorse e riserve che consentiranno di costruire per 10, 20, 30 milioni di euro. Noi
Non abbiamo nulla per fare questo, perché i soldi che avevamo li stiamo mettendo, allora adesso capirete il senso, li stiamo mettendo per coprire il borso di dottorato, per coprire il terzo anno del posto di ricercatore RTDA, perché ci chiedono un cofinanziamento. Ecco perché chiedevo il cofinanziamento delle imprese, perché a questo punto ci stiamo giocando qualsiasi possibilità di fare un investimento edilizio in questo ateneo, però è pure una logica, perdonate, perversa, perché io voglio ridurre i divari, e per ridurre i divari cosa chiedo? Il 50%. Il rettore Morzenti, rettore di Bergamo, quando sono andato all'inaugurazione dell'anno accademico del 2019, prima era ante-Covid, aveva nel cassetto, ce li ha mostrati l'inaugurazione dell'anno accademico, una serie di progetti impressionanti che erano già pronti, e ha detto lui, questi progetti sono già progetti definitivi. Chi li aveva fatti? Ovviamente con le risorse che hanno possono permettersi di fare tutto questo. Noi non lo possiamo fare. A questo punto il divario tra atenei italiani, grazie a questi interventi, mi dispiace sottolinearlo, ma quelli sull'edilizia chiaramente, noi non avremo alcuna possibilità di competere, e dunque il gap aumenterà. E poi incredibilmente io in cui mi sentirò dire, la situazione è questa, gli atenei d'eccellenza sono questi, per cui bisogna andare avanti. Ecco perché attraverso il professor Nicolais, attraverso l'amico Gino, io chiedo di parlare con la ministra e col governo e spiegare che c'è una cosa soltanto, e cioè che il rischio è che poi dopo il rettore dell'Università del Salento scriva sul Corriere della Sera un articolo dicendo: ma di cosa state parlando? Cioè voi i divari li state creando, non li state risolvendo, perché non c'entra il 40%, se io non lo posso spendere, a questo punto lo spenderà qualcun altro, non c'è niente da fare, o lo spenderemo semmai male. Questo è un dato di fatto. Ecco perché ti dico, io l'ho fatto. Abbiamo mandato adesso una lettera, e la daremo anche al professor Nicolais, affinché perlomeno risolvano questo problema delle risorse, perché in questo caso perlomeno ho delle risorse che possono progettare per il PNRR, perché i limiti l'hanno tolto per gli enti locali, l'hanno tolto per altre istituzioni, ma incredibilmente non l'hanno tolto per l'università. Per cui siamo gli unici ad avere questo limite sui contratti. Ma è chiaro che io non posso assumere persone se ne ho bisogno soltanto per un anno di tempo. Cioè io adesso ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a progettare sul PNRR. E giustamente il dottor Filieri, quando è stato informato di questa cosa, ha detto: io lo posso costituire un gruppo, ma ho bisogno di 5-6 persone che mi diano una mano, fai questi contratti a 5-6 persone. Il direttore generale ha detto: non lo possiamo fare, e il progetto che pure avevo immaginato non è potuto andare avanti. Questo non è che voglio giustificarmi, voglio dire soltanto che purtroppo con le leggi vigenti, con le risorse a disposizione, quello che possiamo fare è chiedere a ciascuno di voi di rimboccarsi le maniche e di darci una mano. Poi speriamo che fra qualche settimana di avere una risposta positiva. Così io chiederò, tornerò a chiedere come presidente del CURC, e chiudo, tornerò a chiedere al presidente della Regione Puglia, a Emiliano. Ho detto: caro Michele, se tu mi dai un 25% di cofinanziamento per l'edilizia, io, se investo 2 milioni e mezzo, riesco a fare un investimento di 10 milioni di euro, ma 10 milioni di euro vuol dire che li sto pagando, con questi 10 milioni, delle imprese locali che devono realizzare degli investimenti. Cioè, col moltiplicatore degli investimenti, noi abbiamo uno sviluppo economico e occupazionale. Tu con il 25% ottieni sul territorio un investimento pari al 100%. Dove altro trovi un'opportunità del genere? Allora, questi sono soldi spesi bene, perché vuol dire che ti ritornano. Se tu non lo fai, ottieni zero, perché io non posso investirlo. Io non posso investirlo, questo è il risultato. Per cui noi perdiamo opportunità, però semmai la campagna a fianco questa opportunità la guadagna. Il differenziale aumenta e ci giochiamo il nostro futuro. Mi fermo qua perché do la parola al professor Affezzoni, però penso di aver risposto puntualmente. Sostanzialmente il mio intervento era molto simile al tuo, cioè io voglio capire, qui c'è una dicotomia, lui parla di difficoltà a interagire e dall'altra parte il 40% dei soldi deve essere spesi al sud. Lui dovrebbe essere, l'amico Roberto, dovrebbe essere accolto da queste, chiamiamole cordate, cluster, con gioia, perché una parte dei soldi, una parte cospicua dei soldi, deve essere spesi al sud. Allora qui c'è il tentativo di non spenderli, meglio non spenderli o di sfilarceli, e questo è quello che io non capisco. Cioè noi dovremmo essere, tutte le università del sud, tutte le aziende del sud dovrebbero essere protagoniste, perché spendere il 40% di queste somme al sud non è facile, e farle in cluster
insieme al nord. Il nord dovrebbe venire da noi, io non posso spendere se non ci sei pure tu dentro. Così come succedeva nei progetti europei in cui gli spagnoli, i greci, i portoghesi, molto più bravi di noi, si infilavano in tutti, come aree sottosviluppate dell'Europa, si infilavano in tutti i progetti perché erano necessari per lo svolgimento dei progetti. Quindi io voglio capire, ma noi siamo necessari o c'è un tentativo, perciò non si parla più di secessione in Italia, di sfilarci i soldi? Però ci sta anche una competizione tra sud, lo stesso sud, ci sono tante altre università che competono per essere quella parte del 40%. Quindi non devi pensare che sia solamente la Puglia, perché poi c'è la Sicilia, poi c'è la Campania, poi c'è, diciamo, non dico la Calabria perché non c'è, ma diciamo altre. Ma come ha detto il rettore, non è quella competizione che ci spaventa, è quella con quelli che hanno molti più soldi da parte. La competizione che non avviene tra noi del sud, ma che se uno si sta fermo a casa e l'altro invece si muove di più, i 40, lui invece 40 l'arrivano i 50, perché il 40 è un globale, quindi il problema non dobbiamo renderci conto che ci sta molta necessità che chiunque si faccia parte attivo per riuscire a recuperare il 40 con nuove idee, con nuovi gruppi, con un lobbying, diciamo, pulito, che in qualche modo mette insieme il sistema. Lui viene da Padova, con Padova ci sono rapporti ottimi, probabilmente ci stanno tante cose che si possono fare insieme con Padova, perché Padova, come tutta la parte del nord-est, è molto vivace, perché c'ha molte aziende. E non è detto che uno faccia un progetto del genere e non possa avere un'università nel Salento e un'industria nella parte nord. È un problema di riuscire a fare un discorso globale e non solamente locale. L'idea del rettore è perfetta. Se la regione sì, che ha dei fondi aggiuntivi proprio per questo, la regione ha dei fondi aggiuntivi e molte regioni stanno proprio lavorando per integrare i vari bandi del PNRR, ovviamente questo potrebbe essere un vantaggio per ridurre la parte di fondo che viene dato che viene richiesto all'università. Solo un'integrazione e poi una considerazione. È chiaro che se viene chiesta progettualità, ma poi gli atenei non hanno la possibilità di investire anche poche risorse per reclutare del personale con risorse proprie per fare progettualità, è un po' il cane che si morde la coda, no? Quindi noi possiamo reclutare se abbiamo il progetto, ma non possiamo reclutare per fare progetti. È un po' una situazione che ci trova in grosse difficoltà. E poi una considerazione, lo diceva lei prima, ma diciamo sulla stampa si legge abitualmente, che la preoccupazione principale che adesso il governo deve affrontare è l'andamento della spesa, perché c'è il timore, se non il terrore, di non riuscire a rispettare gli obiettivi finanziari che ci vengono dati. Allora io questo non lo trovo coerente con la richiesta di cofinanziamento così elevata, perché un terzo per i ricercatori o il 50% per l'edilizia, che non può che avere l'obiettivo di moltiplicatore della spesa pubblica. Allora se abbiamo timore di non spendere, evitiamo il moltiplicatore o riduciamolo ad un moltiplicatore minimo che contenga l'interesse all'investimento, no? Perché noi siamo abituati che quando non c'è un impegno del singolo poi si rischia di chiedere risorse tanto o il finanziamento al 100%. Allora io capisco un cofinanziamento minimo che faccia emergere l'interesse dell'amministrazione che richiede, ma un cofinanziamento del 50% è evidente che serve soltanto a separare chi lo può fare da chi non lo può fare. Tutti i fondi che abbiamo discusso della ricerca, per esempio quello ultimo, l'università è pagata al 100%. Parliamo dell'edilizia del 50%, ma quello è un altro discorso, un problema che riguarda l'edilizia e quindi può essere risolto anche in fondi diversi, perché l'Europa principalmente finanzia, tranne alcuni piccoli bandi, finanzia principalmente l'accrescimento culturale del paese. E quindi tutto l'università è finanziata al 100%, le imprese che partecipano alla cordata hanno un finanziamento ridotto che può andare all'80% o al 50% a seconda della dimensione aziendale.
questo è uno. E l'altra cosa sui dottorati è un problema di tempi, di validità del PNRR. Il PNRR non poteva impegnare un fondo oltre la data di chiusura del PNRR. E perciò un anno usciva fuori, non perché è stato detto pagateci un anno perché così date, dimostrate che siete bravi, che lo volete veramente, è perché non ci stava la possibilità di finanziare, perché entravamo in un altro regime di finanziamento e questo non era possibile. Questo è, cioè, io capisco sulla parte edilizia, però sulla parte edilizia ci sta Cassa Depositi e Prestiti, che per il Mezzogiorno è disponibilissima a investire. Ci sono altre aree, anche sulla parte progettuale, e questo, diciamo, altre università del sud ci stanno già lavorando, si sono fatti accordi anche con la garanzia del ministro per avere investimenti in edilizia specifici, per cui, diciamo, con un prestito della Cassa Depositi e Prestiti, che è tasso zero, con tutti i vantaggi che ci sono con questo. E chiaramente è un'ingegneria finanziaria che è complicatissima, perché le variabili sono moltissime. Ma diciamo, però ci sono anche tante soluzioni. No, ringrazio per il Gino, perché ecco, questa è una presentazione molto interessante. Devo dire che ecco, anche questa è coerente, cioè ci spiega anche alcune logiche, va benissimo. Però ecco, sull'edilizia bisogna assolutamente intervenire, secondo me, perché questa è veramente una cosa molto rischiosa. Perché noi poi abbiamo un cofinanziamento anche su altri progetti, la 338, cioè per gli studentati, in ogni caso abbiamo bisogno di immobili, ma anche c'è bisogno di risorse, per cui alla fine. Noi vogliamo far crescere l'attrattività degli Atenei del Sud, però poi li penalizziamo in questo modo. La questione, a questo punto io però andrei avanti, anche perché abbiamo veramente superato ampiamente l'ora e mezza, ci siamo dedicati, però direi che ci sono ancora due richieste, e quella della professoressa Fornari, e poi il professore Tomasicchio voleva precisare qualcosa, perché è stato chiamato in causa dall'intervento del professore Maffezzoli. Io sarò brevissima, intanto ringrazio il Ministro, l'ho ascoltato con molta attenzione. Devo dire. Scuola di dottorato rappresenta la professoressa Fornari. Sì, diciamo che più che scuola di dottorato in questo momento rappresento ancora una volta le discipline umanistiche, il corso di laurea in filosofia, e devo dire mi ha lasciato un certo senso di, così, di non dico frustrazione, però un po' di smarrimento che condivido col collega Andrea Scardicchio. Sono meno ottimista del mio collega amico Mario Longo, che fa il sociologo, perché è evidente, ringrazio il Rettore anche per le rassicurazioni, lui è sempre molto rassicurante, molto comprensivo, però è evidente che le discipline umanistiche sono sparite, cioè non sono sottovalutate, sono proprio sparite. Quindi io vorrei dire attenzione a trascurare in questo modo le discipline umanistiche, perché lo pagheremo a medio e lungo termine, lo stiamo già pagando, lo stanno pagando i ragazzi che stanno a Milano in questi giorni. Siamo a un passo dall'Ilba, cioè basti pensare alla riflessione etica che deve animare poi il progresso tecnologico e scientifico. Io la parola etica qui non l'ho sentita, quindi c'è bisogno anche di questa parte di riflessione e di ampliamento. E la situazione è seria, cioè non si tratta solo di riempire di contenuti il digitale. Io non credo che un paese si renda democratico togliendogli le penne, e glielo dica per cortesia al ministro Brunetta da parte mia, cioè la democrazia ce l'hanno insegnata gli ateniesi, che erano filosofi, quindi non posso non essere preoccupata. Ora so che questo mio intervento lascia il tempo che trova, questa è la realtà, questa è la situazione, però mi sarei sentita a disagio a non intervenire, perché temo veramente che si stia trascurando quello che ci ha reso grandi in Europa e anche oltreoceano, quello che ci ha portato via tanti ricercatori, che è la nostra formazione, che è una formazione eminentemente umanistica. Cioè abbiamo Leonardo qua, non c'è Keplero. Quindi direi ci penserei, ecco, chiederei, è la prima volta che mi capita di chiedere a un ministro direttamente così deviso un passo indietro, non al ministro chiaramente, ma in generale alla riflessione politica, chiederei davvero un passo indietro in questo senso, o comunque un ripensamento. Grazie. Dire che i fondi europei non hanno un'indicazione chiara per tutta l'Europa, quindi questo non c'entra col Ministero. Le aree e le missioni sono state già definite dall'Europa in un accordo fatto tra il governo italiano e il governo europeo. Quindi questo non c'ha niente a che vedere con i fondi
E come dicevo prima, c'è un fondo di ricerca libera che è tutto disponibile per ricerche di tipo umanistiche, che sicuramente è molto interessante. Ci sono altri fondi come i PRIN che sono ancora disponibili e sono stati arricchiti di ulteriori fondi ultimamente. Cioè, non riesco a capire per quale ragione, visto che c'è questa attenzione alla parte più di competitività per problemi di dare al paese una maggiore capacità di produzione. Poi, ovviamente, quando abbiamo parlato degli umanisti con le nuove tecnologie sono diffuse in tutte le aree, comprese quelle umanistiche. Non è che diciamo usare bene la nuova tecnologia. Quando io ho parlato di democrazia è perché una democrazia prevede che tutti i cittadini sono uguali, ma se ho due cittadini di cui uno è di serie A e uno di serie B, il paese non è più democratico. E quello di serie B non sa usare un computer in un paese che si trasforma in un paese digitale, che purtroppo è un'evidente necessità, non è una scelta politica. È chiaro che bisogna lavorare affinché in tutti i settori ci sia una possibilità di utilizzare le nuove tecnologie in maniera paritetica. Questo è il problema. E quindi non è che non ci sta un'attenzione alle scienze umane, perché non è vero. Se guardiamo 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa e oggi, non c'è stata una riduzione di investimenti sulle scienze umane. È perché erano già pochi prima. Ma non nemmeno sono aumentati, perché ci stanno 200 milioni di ogni anno di investimento per il Fondo della Scienza. E se presentate tutti quanti voi dei progetti bellissimi, ma perché non li pigliate tutti voi di scienza umana? È quello che mi chiedo anch'io. Io, non per controbattere, però l'albero che ci ha fatto vedere chiaramente aveva un tronco e poi la scienza applicata, tanti rami, tanti frutti. La scienza di base è chiaramente la ricerca. Il PNRR, non la politica, come ha visto seconda slide, ci sono due mondi, tipologie diverse. Voglio cercare di conciliare, però scusami, le due cose, perché in conclusione, che lasciare proprio spazio, però mi sembra importante l'intervento che hai fatto. Però io cercherei di comprendere che questo paese ha numerosi gap, è un gap etico sicuramente su cui lavorare, non c'è dubbio. Però gli obiettivi dell'Europa sono quelli della transizione digitale, transizione ecologica. Allora, a questo punto le risorse sono state investite in quella direzione. Sta a noi, e lo stiamo vedendo anche nei dottorati e nei posti di ricercatore, dimostrare, secondo me, che in alcuni casi la componente umanistica può essere fondamentale. Ma come dicevo prima, questo è un progetto per lo sviluppo tecnologico produttivo del Paese. Allora, la componente umanistica è vero che non è considerata nel PNRR, però è pure vero che bisogna sollecitare il governo a comprendere che anche queste aree devono essere oggetto di un intervento pianificato che vada a interessare non solo la ricerca, la didattica, ma anche l'applicazione nella vita comune, nella vita di tutti i giorni. Perché il benessere sostenibile, come abbiamo evidenziato più volte in quest'università, discende proprio dall'incrocio fra questi apporti scientifico-tecnologici e gli apporti umanistico-sociali. Per cui, secondo me, quello che tu dici è assolutamente vero. Il problema non è tanto sul PNRR, è sulle altre forme. Però IRC, come è stato detto prima, Starting Grant e Advanced Grants... Quelle che si chiama... Fondo italiano per la scienza. Questo però, la domanda è: quanti ricercatori in quest'università, adesso l'altra volta hanno aderito alla mia al fondo che abbiamo stanziato per l'IRC? Se andiamo a vedere quelli che vengono alla umanistica non ci sono. Cioè il problema vero è che lì potevano presentare tutti ricerche. Perché non arrivano dall'area umanistica? Perché l'area umanistica, e quello dico, io sono rappresentante, alle volte è troppo ripiegata su se stessa. E poco incline a una perché non si spiega altrimenti perché non abbiamo IRC in area umanistica, eppure è possibile in area umanistica le proposte, attenzione, non quelli che passano, proposte. Allora, poiché adesso sta arrivando questo bando, la mia sfida all'Ateneo e a me stesso è di aumentare l'incidenza di queste domande
da parte dei nostri ricercatori nell'area umanistico-sociale. Sarebbe un grandissimo risultato. E la dimostrazione viene dai dottorati innovativi, dove anche sui dottorati innovativi non abbiamo che dall'area, diciamo, per esempio studi umanistici, un solo dottorato innovativo. Cioè, questo vuol dire che c'è, però, perdonami, uno deve fare pure un po' autocritica. È vero che il governo non ha attenzione per queste aree, è verissimo. È vero, perché, diciamo, indipendentemente, adesso in questo siamo tutti concentrati sulla tecnologia, però è pure vero che noi non siamo in grado, noi, area umanistica, non siamo spesso in grado di interpretare in termini innovativi la nostra scienza. Questa è una cosa a cui, perdonami, non sono in grado di, cioè lo dico, ma non ho strumenti per ampliare questo ragionamento, non c'è tempo, ma devo dire non ho strumenti cognitivi che mi consentano di sviluppare quello che sto dicendo, questo concetto, ma sono certo che tu condividi con me che il nostro sforzo, se chiediamo al governo una, diciamo, un'attenzione particolare, e noi potremmo anche scrivere una lettera come Ateneo, per l'area umanistica lo possiamo fare, e non è sbagliato, perché dobbiamo anche chiedere per ottenere, ma dall'altra parte dobbiamo fare anche uno sforzo a motivare i nostri ricercatori a guardare un po' di più a una contestualizzazione dei nostri saperi, perché quella probabilmente è una cosa in cui difettiamo, e non nell'Università del Salento, nel nostro paese in generale, proprio laddove siamo forti e da dove possiamo far valere il nostro primato a livello globale, perché poi la cultura italiana è certamente una cultura molto ricca e che ha permeato la cultura le culture dell'umanità. Io ti ripeto, la tua sollecitazione, ti invito veramente a propormi una lettera da mandare alla ministra per dire vorremmo più attenzione per le discipline umanistiche, e questo potrebbe essere una grande opportunità. Do la parola a professor Tomasi. Rettore, io condivido tutte le, diciamo, le ansie di cui ci hai detto, anche sui futuri piani dell'edilizia, ma mi domando, questo non potrebbe essere, come dire, riparato, recuperato in qualche modo, magari non propriamente sull'edilizia, ma su tante altre cose, facendo per il PNRR una massa critica tra le università, perché oggi ci sta insegnando il mondo, il globo, che o siamo più grandi oppure siamo destinati a soccombere. Stellantis non si è fusa, non si è creata per un caso, perché quanto si è più grandi, tanto si può competere a livello globale. Quindi il frazionamento che abbiamo avuto del sistema universitario da Berlinguer in poi, purtroppo, ci ha portato a questa situazione di sofferenza poi nell'università in zone più svantaggiate. È possibile proporre che il governo inviti a creare dei consorzi tra università nei territori, nei macro territori, in maniera tale che ci si possa proporre con uffici in cui la ricerca, uffici ricerca, in cui non ci sia il grande e nobile Alessandro a darsi da fare, ma si possa mettere e condividere le tante risorse amministrative e accademiche per portare avanti il tutto. Io vorrei in questo caso il parere, così un parere anche conclusivo di Gino Nicolais, però l'anticipo su una questione che secondo me è fondamentale e che mi ha visto un attimo confrontarmi col direttore, col rettore dell'Università di Bari, quando ha fatto in CRUI un intervento molto meridionalista, per me eccessivamente. La questione è che queste reti devono essere reti a geometria variabile a seconda delle esigenze. Non devono essere, secondo me, necessariamente reti territoriali, perché l'errore è quello che il nostro paese, noi continuiamo a contrapporre nord-sud, est-ovest, dobbiamo capire che in questo momento la rete a cui io vorrei partecipare vorrebbe vedere un Ateneo siciliano e un Ateneo lombardo, perché altrimenti diventa sempre la cosa perché noi abbiamo molto da dare, ma anche molto da ricevere. Sono spesso culture regionali diverse, sono modi di interpretare l'università in maniera diversa e noi possiamo beneficiare di queste relazioni. Però devo dire che su questo piano, poi lascio la parola a Gino, su questo piano il PNRR fa un grande passo avanti. Diceva giustamente Fabrizio Barca, diciamo, si è sentito l'altro giorno al telefono, sul patrimonio culturale c'è un grandissimo errore nel PNRR, proprio grandissimo, madornale. Si finanziano i borghi e non si finanziano le reti.
per cui territoriali, e lui dice un errore per la sua esperienza alla strategia nazionale delle aree interne, madornale, ed è vero, e ridiscuteremo a Ravello di questo tema, però devo dire che invece sul piano di queste missioni, quello che leggo invece, collegando all'università, c'è molto l'idea della federazione, della rete, e infatti fondazioni e consorzi sono spesso di università, di enti di ricerca, per cui questa logica c'è. Purtroppo questa logica non è stata sempre, non viene interpretata correttamente, perché gli atenei più marginali restano marginali perché gli accordi forti vengono fatti dagli atenei che guidano, diciamo, il sistema universitario italiano. Ricordo che al Cineca, senza nessuna votazione, sono stati nominati tre rappresentanti, e sono la Bicocca, la rettrice della Bicocca, la rettrice della Sapienza, che adesso è diventata rettrice, la Polimeni, e il rettore, adesso però diciamo a fine mandato, dell'Università di Bologna. E giustamente il rettore Bronzini si è alzato e ha detto: scusate, il sud dove sta? E loro sono guardati, però è pure vero che noi abbiamo il rettore del Politecnico in giunta e non si è alzata una voce che abbia detto così non va bene. Però è pure vero che prima il presidente del Cineca era di Sciascio, e cioè un ex rettore del sistema universitario pugliese. Per cui anche su questo piano dobbiamo fare molta attenzione, la ministra deve fare molta attenzione che ci sia equilibrio nel sistema universitario italiano, perché questo altrimenti può danneggiare lo sviluppo del paese e sicuramente le regioni più deboli. Prego, Gino. Io ringrazio tutti, volevo solamente fare un piccolo commento del perché è difficile fare queste alleanze pure. Uno dei problemi sono il raggruppamento di scientifici disciplinari, perché molto spesso fare alleanze con colleghi di discipline diverse può portare poi dei danni sulla valutazione, perché diciamo il lavoro pubblicato potrebbe essere considerato non un lavoro valido in quella disciplina perché ha avuto una componente più elevata in una disciplina diversa. Questo è sicuramente un qualcosa che va diciamo contro all'aggregazione, perché ovviamente questo sicuramente l'aggregazione dovrebbe richiedere una maggiore mobilità tra discipline in maniera molto più semplice e senza poi prevedere dei danni. Questo io lo credo. Io non sono consigliere per l'università, ma è uno degli argomenti che io ogni tanto sollecito il ministro, di cercare di ridurre il più possibile i raggruppamenti scientifico-disciplinari, perché sono più uno svantaggio che un vantaggio per tutti quanti noi. Allora, io ringrazio tutti voi e ovviamente non posso che ringraziare Gino Nicolais per l'attenzione e il tempo che ci ha dedicato, e a Gino Nicolais lasciamo il sigillo dell'Università del Salento, che, come ti spieghiamo, ti illustriamo, è diciamo, il nostro sigillo è inserito nella pietra leccese, per cui il radicamento dell'Università del Salento nel suo territorio. Questo è il... la mandiamo tutti.